Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale del Consiglio regionale dell'Umbria. Via libera dall'aula di Palazzo Cesaroni alla modifica della legge regionale sui referendum consultivi. Sì al referendum per la fusione di 5 comuni dell'Alto Orvietano. Vediamo. La normativa referendaria regionale è stata modificata dall'Assemblea di Palazzo Cesaroni con l'approvazione a maggioranza di un disegno di legge predisposto dalla Giunta ed illustrato in aula dal relatore di maggioranza Renato Locchi. La nuova legge prevede che i referendum consultivi per l'istituzione di nuovi comuni, fusione di comuni esistenti o modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali si possano tenere anche in prossimità delle elezioni amministrative e possano essere svolti in un periodo compreso tra 30 e 120 giorni dal giorno del decreto di indizione. La validità del referendum viene inoltre legata al raggiungimento del quorum degli aventi diritto, 50% più 1, e l'approvazione alla maggioranza dei voti espressi. Sia all'unanimità all'ordine del giorno proposto da Stufara di Rifondazione Comunista che impegna la Regione a procedere all'eventuale fusione solo di quei comuni le cui popolazioni si siano dichiarate favorevoli e cui territori risultino contigui. Le ragioni dei contrari al provvedimento sono state espresse dai due relatori di minoranza, Andrea Lignani Marchesani di Fratelli d'Italia e Oliviero Dottorini dell'Italia dei Valori, a cui al momento del voto si sono uniti i consiglieri Monni e Rosi del Nuovo Centrodestra, Brutti dell'Italia dei Valori, Zaffini dei Fratelli d'Italia e Stufara di Rifondazione Comunista. E con l'astensione dei consiglieri del Nuovo Centrodestra e di Lignani Marchesani, Fratelli d'Italia, l'Assemblea legislativa ha approvato l'atto amministrativo predisposto dalla Giunta regionale attraverso il quale viene indetto il referendum per l'istituzione di un nuovo comune mediante fusione dei comuni di Fabbro, Ficulle, Parrano, Montegabbione e Monteleone. Due saranno i quesiti referendari ai quali i cittadini dei 5 comuni saranno invitati a rispondere, scegliendo anche se procedere con l'accorpamento dei soli territori comunali che sceglieranno di sostenere la fusione. La legge sull'imprenditoria giovanile riparte dopo le modifiche della Regione. Al Comitato di Monitoraggio il punto sullo stato di attuazione della normativa. Davide Mariotti Bianchi. La legge regionale sull'imprenditoria giovanile è ripartita dopo la modifica che ha tolto la necessità di coperture bancarie per gli investimenti. Il bando 2014, scaduto il 31 gennaio scorso, ha messo a disposizione 1 milione di euro per le 66 domande ricevute, 49 dalla provincia di Perugia e 17 da quella di Terni. È quanto emerso dal comitato di monitoraggio presieduto da Maria Rosi, che ha ascoltato Luigi Rossetti, coordinatore dell'area imprese e lavoro della Regione Umbria. Il nuovo testo prevede che i progetti fino a 66.000 euro possano beneficiare di un'anticipazione a tasso zero del 75% dell'investimento, per un importo massimo di 50.000 euro, senza l'obbligo di garanzie. Dal 1996 al 2013, con il fondo rotativo della legge sull'imprenditoria giovanile, sono stati elargiti oltre 70 milioni di euro a circa 1.600 progetti. Con tutti gli strumenti attivi, dal microcredito alle start-up, dal supporto alla cooperazione fino al fondo rotativo, ogni anno la Regione mette in campo 5 milioni di euro per incentivare lo sviluppo delle aziende. Il Comitato dedicherà una nuova riunione alla legge sull'imprenditoria giovanile per approfondire la copertura territoriale degli incentivi e il tasso di sopravvivenza delle imprese finanziate. 4 azioni per semplificare la normativa sul governo del territorio. In seconda commissione le proposte del Comitato Ordini e Collegi Professionali dell'Area Tecnica sul testo unico. Marco Paganini. Si è svolta in seconda commissione l'audizione con i referenti del Comitato Interprofessionale degli Ordini e dei Collegi dell'Area Tecnica della Regione Umbria. Dagli interventi sono emerse alcune richieste di modifica del testo unico sul governo del territorio, relativamente alla semplificazione, all'eccesso di vincolo di alcuni territori e all'informatizzazione del settore. Nell'incontro, durante il quale sono state presentate dettagliate proposte emendative relative a più articoli della legge, è stato evidenziato che servirebbero strumenti più agili ed efficaci per la pianificazione territoriale, ora articolata su 4 livelli con conseguente incertezza sul vero soggetto decisore. Necessario anche il superamento dell'approccio vincolistico ai centri storici e alle aree ambientali tutelate. È stata infine auspicata l'azione della Regione verso il Governo nazionale per una revisione della normativa in materia di competenze e funzioni di autorità di bacino e sovrintendenze, revisione dell'autorizzazione strutturale e delle previsioni in materia di consumo del suolo.
Bene il riconoscimento di area di crisi complessa, anche se siamo consapevoli di tutti i limiti di questo strumento, che andrebbe visto all'interno della crisi dell'industria manifatturiera che sta interessando non solo l'Umbria ma l'Italia centrale. È quanto ha dichiarato l'assessore all'economia Vincenzo Riommi, che è stato ascoltato in seconda commissione nell'ambito delle audizioni dedicate alla mozione di Damiano Stufara di Rifondazione Comunista sulla richiesta di attivazione dell'area di crisi complessa per Terni e Narni. Mancano fondi per la gestione, necessari piani che coinvolgano comuni e cittadini, valorizzando strutture della regione. Audizione con i commissari liquidatori delle comunità montane in seconda commissione. Marco Paganini. La seconda commissione dell'Assemblea legislativa ha ascoltato i commissari liquidatori delle comunità montane per una informativa sulla gestione del sistema parchi regionali a loro affidati. Dall'incontro è emersa una generale carenza di mezzi e risorse per fare fronte alle esigenze di gestione e valorizzazione delle aree protette e la richiesta che la Giunta regionale coinvolga le comunità locali nella stesura dei nuovi piani dei parchi, mettendo in primo piano l'utilizzo degli edifici e dei terreni di proprietà pubblica, spesso restaurati ma inutilizzati. Secondo il presidente della seconda commissione, Gianfranco Chiacchieroni, i commissari liquidatori delle comunità montane dovranno essere soggetti attivi nel processo di riforma, proponendo anche modifiche e integrazioni per far funzionare meglio le aree protette umbre, facendole ripartire e sviluppare. Per conoscere i dettagli relativi alle leggi approvate dall'Assemblea legislativa dell'Umbria, sulla homepage del Consiglio regionale è attivo il servizio di banca dati legislativa. Vediamo. Si accede alla banca dati legislativa dalla homepage del sito del Consiglio regionale dell'Umbria all'indirizzo consiglio.regione.umbria.it. Cliccando sul bottone Leggi e Regolamenti si apre una semplice finestra di ricerca nella quale si possono inserire il numero della legge di cui si chiedono informazioni oppure l'anno di promulgazione oppure, nel caso si ignorassero questi dettagli, si può avviare la ricerca per argomento. Il passo successivo è cliccare su Visualizza. A questo punto ci si trova davanti al testo della legge e sotto Leggi e Regolamenti a 9 diversi link che consentono di avere tutte le informazioni sulla norma in questione. Il primo link da sinistra, chiamato Testo multivigente, mostra il testo in vigore ma anche quelli precedenti, le modifiche apportate e i collegamenti ipertestuali che rinviano ad argomenti specifici o ad altre norme. Nel secondo si trova l'iter seguito dalla legge, dal momento in cui il testo viene presentato in commissione fino alla votazione in Consiglio regionale, cui fa seguito la promulgazione da parte del Presidente della Giunta. La terza opzione, fascicolo virtuale, dà accesso ai testi integrali della legge, dall'atto base fino alla deliberazione finale che spetta al Consiglio. L'Assemblea legislativa dell'Umbria. Nella sezione istruttoria è disponibile il lavoro svolto dagli esperti del Consiglio regionale nell'analizzare il testo della proposta di legge. Cliccando su Verbali si possono consultare sia i resoconti integrali delle sedute del Consiglio regionale durante le quali è stato discusso quell'atto, sia i verbali delle sedute di commissione. Analogamente, cliccando su Regolamenti attuativi, si possono consultare, qualora siano previsti, i testi dei regolamenti che consentono l'attuazione della norma stessa. A fianco troviamo invece il collegamento al vero e proprio controllo di attuazione, dove si trovano i documenti che certificano i controlli e le analisi periodicamente effettuate per valutare l'effettivo conseguimento dei risultati previsti. Con il link senso alternato si accede al servizio che permette, fra le altre cose, di essere informati via mail sulle eventuali variazioni di una norma.
L'ultimo link, quello più a destra, è una significativa innovazione denominata multimedia, una sezione che va ad integrare la documentazione tecnico-giuridica con gli strumenti dell'informazione e della comunicazione, ascoltando un audio oppure osservando un video e la sua grafica che consentono la massima comprensibilità delle norme. Hanno diritto al contributo il coniuge o in mancanza di questo... Ed anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche in rete all'indirizzo www.consiglio.regione.umbria.it. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.